Il Milan lo rivorrebbe rossonero, ma lui ha già deciso di tornare a casa, a Torino. Con il club granata sprofondato in Serie B, progetta di tornare tra i grandi. Ma c'è un altro incidente. A tre partite dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio sul Perugia. Fino al Chievo. Abbiamo pareggiato col Chievo e siamo andati a 3. Abbiamo perso lo scontro di rete, siamo andati ai pari e l'ultima l'abbiamo vinta tutte e due e siamo andati allo spareggio. Il Toro perde a Perugia una partita decisiva per le sorti del campionato. Lentini va a sbattere contro il suo più grande nemico di sempre, Marco Materazzi. Anche stavolta è lui a uscirne a pezzi. Ho preso due mitate in faccia su palla in attivo. Una tentata entrata qua prima di questa entrata da omicidio, perché un'entrata così veramente non penso di non averla mai vista. Materazzi, io non trovo parole per definire una persona così. Soprattutto prima, quando ancora non c'erano le immagini televisive che ti potevano squalificare, faceva di quelle cose al di fuori del calcio. Il Perugia di Materazzi costringe il Torino di Lentini allo spareggio e a Reggio Emilia il 21 giugno del 98, con 40 gradi all'ombra, la forza vince ancora sul talento. Un altro. Se ci penso bene, ne ho perse di finali, in un modo o nell'altro. Ne ho perse di finale, sì, anche quella, anche lì, quello è proprio stato un anno proprio disgraziato, persa i rigori per un palo, anche quello. Questi pali che mi hanno proprio, col Toro i pali sono stati la rovina. Lentini e il Torino si rifaranno 12 mesi dopo. Ma il ritorno in Serie A con i Granata non è ancora l'arrivo. Il cerchio di Gigi si chiude il 16 aprile del 2000. Neanche a farlo apposta, al Delle Alpi ci sono tutti. Mondonico, Alexandra e i bambini, il Torino e il Milan. E la sua ultima partita in Serie A finisce 2-2, con il Toro ormai in caduta verso la B. A fine stagione, il nuovo direttore sportivo Granata, Sandro Mazzola, dichiara: Lentini, se vuole, può fare il dirigente.